Amici di Vita Diocesana, siamo ospiti di Stefania Belmondo, stella di prima grandezza dello sci di fondo e naturalmente dello sport italiano in generale. Siamo pochi giorni dall'inizio dell'Olimpiade di Sochi, i Giochi Olimpici Bianchi. Allora, cominciamo subito, ci racconti un po' di te e delle tue esperienze sportive e umane della tua carriera, nello specifico magari proprio dei Giochi Olimpici? E buongiorno a tutti quanti, agli amici di Vita Diocesana. Io credo che per un atleta partecipare a un'Olimpiade sia sempre qualcosa di veramente speciale. Io ho partecipato a 5 e ognuna è stata bella per qualcosa di diverso, non soltanto per le medaglie ma anche per le conoscenze di alcune persone, di alcuni posti, di alcune vicende particolari. Devo dire che sono stata una privilegiata, come ritengo tutti privilegiati coloro che possono fare dello sport a livello professionistico, perché lo sport è uno stile di vita, è un insegnamento, ti insegna delle regole, ti insegna a stare con gli altri, oltre ad imparare, si impara facilmente a vincere, ma soprattutto devi imparare a perdere, ad accettare le sconfitte, a ripartire, a ricominciare, il sacrificio, la volontà, la voglia di rimetterti in gioco, ecco, lo sport è tutto questo e quindi io lo riassumerei tutto quanto in un grande stile di vita. Senti, questa è la terza edizione che vivrai idealmente, diciamo, sul divano, non so se questo divano o da un'altra postazione. Ti mancano quelle emozioni, quelle e quelle specifiche della gara. Sì, mi manca la gara, perché io sono convinta che ognuno di noi nasce con la voglia o meno di fare dell'agonismo, di misurarsi con gli altri, ma soprattutto di misurarsi con se stessi. La gara mi manca veramente. Questo sentire dentro di te la fatica, questo sentire che non ce la fai più, ma devi dire dai, devo ancora dare quel poco per riuscire, per tagliare il traguardo, oppure mi sono allenata, quindi posso fare questo, magari posso osare così, e mi manca veramente tanto. Ecco, ci racconti un aneddoto che ti è rimasto particolarmente vivido nella memoria di una delle lezioni che hai vissuto? Tra le più belle ricordo Albertville, perché nel 92, a soli 23 anni, era l'ultima gara, alla 30 km, se non erro il 21 di febbraio, mi pare, mi ricordo che avevo ottenuto un quinto posto, avevo iniziato con un quinto, un quarto, un secondo posto, un terzo e poi c'era questa 30. Mi sono alzata la mattina e avevo salutato mia mamma, perché strano, mia mamma avrà visto 5-6 gare dal vivo in tutta la mia carriera, e c'erano i miei genitori, mio papà, mia mamma e due pullman dalla mia valle. E le avevo detto, non so come andrà oggi, ed ero un po' tesa, però poi ricordo benissimo che avevo guardato le montagne e poi in gara avevo alzato solo un attimo lo sguardo e ho detto una preghiera e ho detto, ti prego Dio, fammi andare come sto andando adesso, perché così domani torno al mio paese, torno dalla mia famiglia, torno dai miei affetti, no? E ricordo che appunto in quel momento poi ho recuperato, perché stavo vincendo solo più 7 secondi sulla seconda e poi alla fine ho vinto con 20 secondi. Ecco, quindi per te quella della 30 è la medaglia più bella in assoluto o ce n'è un'altra a cui sei particolarmente legata? La 15 km di Salt Lake City, perché avevo perso una volata a un mondiale con la Vialbe e un campionato del mondo, e mi era rimasta proprio una cosa, un amaro in bocca, perché l'avevo persa per niente. Pochi millimetri, non si era neanche calcolato il tempo. E lì ho chiuso gli occhi e ho detto, non posso perdere questa volta. Nonostante appunto, è stata più che altro una vittoria mia personale, ma anche una vittoria contro il doping, perché poi l'atleta che è arrivata seconda dietro di me l'hanno trovata poi positiva qualche giorno dopo. E quindi, insomma, questo significa che se veramente una cosa la vuoi, ci credi, ci lavori tanto, ti sacrifichi, ti impegni, poi alla fine neanche il doping può stare davanti. Invece ai giochi di Lillehammer, di Krembeiner, chiamiamolo come lo chiamano loro, vivesti un'edizione sfortunata e anche molto dolorosa, però coronata da due bronzi che ci spiegavi prima che avevano riflessi più che dorati.
Cosa ricordi di quel calvario? Ma io ricordo il freddo che faceva, questo problema al piede, arrivavo da questi due interventi, poi insomma anche un po' moralmente ero giù, non l'avevo vissuta come invece avrei dovuto vivere una Olimpiade come è stata quella di Lillehammer, perché in fondo fantastica, un bel pubblico, tanta gente, un'atmosfera particolare, un ambiente, un posto magnifico, le piste belle, però vabbè, lì poi è vero, due bronzi, avevo fatto il miglior tempo nel inseguimento, però insomma erano state un po' così. Sofferte? Sì, un po' sofferte, anche Nagano se vogliamo dire, però insomma. Ecco, la sofferenza per alcuni atleti è un freno ai sogni. Per Stefania invece? Beh, era una spinta a ricominciare, era un modo per dire va bene, questa volta non ce l'ho fatta, però non posso mollare, devo dimostrare a me stessa, più che altro, non tanto agli altri, ma a me stessa, certo, che se ce la metto tutta, che se ho anche un po' di fortuna, insomma, un po' di aiuto divino, e posso farcela, perché io credevo molto anche in questo, ho sempre creduto molto anche il fatto di la preghiera, quando mi allenavo in lunghi allenamenti in Norvegia, Svezia, Finlandia, in quelle lande sterminate, quando facevo ore e ore di allenamento, passavo tanto tempo anche a pregare. Parlavamo prima di Soldier Hollow, e hai parlato di la fede e la preghiera. Un particolare che non abbiamo detto prima è che rompesti addirittura un bastoncino, cioè sembrava proprio sfortunata in tutto, non solo per la volata persa precedentemente. Ecco, in quel caso la fede ti ha aiutata, cioè ti sei tirata fisicamente sulle mani, che si è visto. C'era qualcos'altro che spingeva? Sì, sì, sì. Io appena rotto il bastoncino veramente gridavo come una matta e mi sono messa a piangere, anche detto basta, è finita. Io contavo su quella gara, io veramente speravo molto in quella gara lì. E per penso 10-5 secondi ho detto è finita. E poi però non mi ero mai ritirata in nessuna gara e dentro la mia testa c'era proprio questa cosa di non ritirarmi, piuttosto arrivare ultima ma non... E allora ho detto, beh scusa, allora visto che sei qua, hai dato una mossa, ho detto a me stessa, no? Almeno non potrai mai dire non ci ho provato. E beh, sono partita, poi ho visto le altre erano lontane, io dovevo recuperare, ho cambiato ancora altre due volte il bastoncino. E però insomma, dai, poi alla fine è stata forse la spinta per provarci. Una tua ex compagna diceva che hai imparato due cose dalla fede. Che al Signore bisogna chiedere senza tanti giri di parole, perché tanto Lui sa di cosa abbiamo bisogno, e che una volta ottenuto quello che si è chiesto bisogna mostrarsene degni con il proprio comportamento. Per te è la stessa cosa o la vedi diversamente? Ma io non ho mai chiesto niente, sinceramente, però se la mia idea è quella di pregare indifferentemente se hai bisogno oppure... se va tutto bene, certo, cioè io è quello che dico anche sempre ai miei bambini, cioè non bisogna solo sempre chiedere Signore aiutami, Signore fammi, Signore dammi, Signore grazie per quello che ho, grazie per quello che mi hai dato, grazie per quella salute, grazie perché sono fortunato, cioè, e poi è una conseguenza di tutto, è ovvio che il comportamento e il rispetto fanno parte di una vita di fede. Riassumendo, la fede è un traino, una spinta o una compagna di viaggio? Quale termine preferisci? Una compagna di viaggio. Sempre, perché io ho la fortuna, ho avuto una grande fortuna di avere una famiglia fantastica alle spalle, un papà e una mamma magnifici, che mio padre, lui prima di partire, e io ricordo mia mamma tutte le sere a casa, mia sorella e mio fratello, mi raccomando, adesso si andava a dormire, mi raccomando dite una preghiera, no? E poi invece quando eravamo piccoli la dicevamo tutti e cinque insieme, e poi anche quando partivo per i raduni così, mio papà e mia mamma mi dicevano mi raccomando e prega sempre, perché ricordate che anche quando le cose vanno bene bisogna pregare. Ecco, Torino 2006 non ti vide protagonista in pista, però ti vide protagonista, sì, quando fu il momento che le Olimpiadi venissero assegnate, certo, a Seul nel 99. Per te fu come vincere un altro oro? Ma
Tanti mi hanno chiesto se accendere il braciere piuttosto che avere ottenuto come Italia la candidatura fosse stato uguale a vincere una medaglia olimpica, ma le medaglie olimpiche sono una cosa che ti sei conquistata sul campo con tanta fatica e sacrificio. Diciamo che magari il fatto di accendere il braciere piuttosto che il resto è stato un premio per una carriera, no? Torino 2006 io sono andata lì come commentatrice, inizialmente avevo ricominciato ad allenarmi, però Lorenzo non aveva neanche un anno a Torino 2006 e quindi per me era l'idea di sacrificare troppo l'oro per un qualcosa che comunque avevo già tenuto, non lo ritenevo così importante. Ecco, il rapporto con Fragelato nelle nostre valli, quindi Fragelato e appunto Torino 2006, secondo te hanno vinto la scommessa dei giochi? Sono stati dei giochi fantastici, molto ben organizzati e tutto quanto, è sicuramente Fragelato piuttosto che gli altri paesi della Val Tisone, ma anche della Valle di Susa, Torino stessa, hanno ottenuto molto da questo, dal punto di vista turistico. Adesso forse per quanto riguarda gli impianti, sicuramente forse si poteva fare il di più olimpico. Per il posto olimpico. Te l'ho chiesto ma hai già risposto prima, perché decidesti all'ultimo di chiudere con lo sci e non partecipare ai giochi di Torino? Sì, ma poi anche perché ricordo che Mattias, che è mio primo figlio, e Lorenzo hanno soltanto 17 mesi di differenza e ricordo che quando sono tornata da un raduno avevo ricominciato ad allenarmi, allora Lorenzo aveva solo 3 mesi e Mattias ne aveva 20 e, però parlava già bene e, è venuto verso di me e ha detto: mamma, non andare tu a Ciale, stai con Matti e Lollo. A sentir quello ho detto: no, io non posso star via troppo tempo da loro così a lungo. Quindi la famiglia è il valore della famiglia è un caposaldo, è un valore assoluto. Ma tornando indietro nella tua carriera, faresti delle scelte differenti oppure... No, assolutamente, farei tutto quello che ho fatto perché... Insomma, alla fine sono contenta, no? Soprattutto magari avrei, cioè io appunto forse avrei vinto di più nella mia carriera se certe cose fossero andate diversamente, però bisogna anche accontentarsi. Senti, lo sport italiano, diciamo per usare un termine ottimistico, è in fase stagnante. Lo sport sta praticamente sparendo dalle scuole e anche i media comunque non stanno aiutando tantissimo per quello che riguarda l'educazione e discipline che vengono erroneamente considerate minori nel nostro paese. La scelta di educare i figli abbiamo visto che ricade completamente sui genitori. Quale fu la tua esperienza quando dovevi avvicinarti allo sport e come la vedi oggi, questa grande differenza? Io ho iniziato grazie a mio papà che aveva costruito a me e mia sorella un paio di sci di legno rossi e poi a mio fratello e calpestavo la neve lì davanti a casa mia a Ponte Bernardo dove ho vissuto sempre. Poi però è anche grazie alla scuola elementare di allora che aveva organizzato dei corsi di sci, io avevo partecipato e poi ho continuato con lo sci club e così via, però in effetti è la scuola che mi aveva poi, mi portava una volta alla settimana indirizzato. E io credo che sia un gravissimo errore per la nostra società in generale non far fare 2 ore o 4 ore di sport, quello che uno vuole, poi questa è una decisione di altri, non mia sicuramente, cioè non mio pensiero, ma di non far fare dello sport specifico però a scuola, perché lo sport è un modo anche per stare bene, per mantenere la mente, il fisico, anche un po' allenati, no? Ma non allenati cioè avere dei muscoli, allenati a correre, a muoversi, a essere più rigidi, coordinati. Esatto, la coordinazione, tutto quello che sia, a correre, imparare tante cose. Pesare meno sport, sulla sanità. Esatto, perfetto, imparare e in quel modo, non so, cerchi di alimentarti anche meglio. Cioè secondo me è una grande pecca questa, perché io che ho girato tanto, ho visto i paesi nordici, ma in America stessa fanno molto più sport. Cioè già deve esserci... Un'educazione allo sport, sì, non lo sport. Esatto, un'educazione in generale, cioè lo sport, secondo me nelle scuole elementari, ma nelle scuole anche tipo le medie, dovrebbe essere proprio una materia tra le importanti, perché se stai bene fisicamente, cioè poi stai bene in tutti i sensi. A proposito, in alcuni sport sappiamo che molti scelgono la via più facile,
per vincere. Ecco, durante la tua attività agonistica ti sei dovuta confrontare appunto con avversari che si sono dimostrati a posteriori non proprio puliti. E considerando tutte le volte che sei arrivata seconda e terza, anche solo in Coppa del Mondo, insomma, o ai mondiali, la cosa direi che fa riflettere. Io su questo argomento divento sempre un po' molto, mi irrigidisco perché ho dei miei pensieri personali, certo. Per carità, io rispetto quelli degli altri, non voglio dire, ma nel momento in cui tolgono qualcosa un altro mi danno fastidio certi comportamenti. Barando. Io sono assolutamente contraria a qualsiasi forma di doping, a qualsiasi forma di aiuto che non sia il tuo personale oppure grazie soltanto a un grande allenamento. Purtroppo io sarei cioè uno si è dopato, l'hanno trovato, beh allora questa persona può fare dello sport ma non più fare delle gare, perché non è giusto, cioè io non darei la possibilità 2, 3, 4 volte, io lo radierei dalle gare già la prima volta, perché mi dispiace, però a un certo punto lo sai a che cosa vai incontro, perché prima di tutto io una cosa sulla quale sono convinta, per fortuna non l'ho mai provata questa, ma io sono sicura che il doping faccia molto male al fisico, sono sicura di questo, perché comunque vengono introdotte delle sostanze in un fisico sano e non vedo perché, che bene possono fare, no? Uno. Spingere il corpo naturalmente a fare prestazioni non può mai far bene. Secondo me, questo è il mio parere, certo. Poi ognuno può avere il suo pensiero. Certo. E seconda cosa, in quel momento togli tanto a un altro, agli altri, togli felicità, togli spazio sui giornali, togli notorietà, togli denaro, tutto quello che uno vuole. Io una di queste medaglie olimpiche, quella di bronzo di Salt Lake City, mi è arrivata tramite un corriere 2 anni dopo. Me la stavo facendo, io ho la passione del giardinaggio, stavo potando le rose, è arrivato un corriere e mi dice: ah, qui c'è un pacco per lei, l'ho aperto. Purtroppo la custodia bella di pelle e con la scatola dentro non ce l'ho, perché me l'hanno mandata in un sacchetto di nylon chiusa nella carta. Complimenti signora Belmondo, lei ha vinto la medaglia di bronzo a Salt Lake City, è diventata la più medagliata di sempre. Non eri neanche stata avvisata dai canali sociali? L'avevo saputo, sì, perché sapevo che la Lazzutina era stata... Poi dopo non era due, la Danilo era stata anche lei squalificata. Quindi dal quinto posto era a 5 km alla tecnica classica. Sì. E questo dispiace, ma anche per i mondiali a lati uguale è stato così. E questo è brutto, è molto triste, anche perché ti lascia un po', ecco, questa mano in bocca. Abbiamo parlato di valori, ci fai un podio ideale dei 3 valori che non dovrebbero mai mancare ai ragazzi? Rispetto, volontà, rispetto, volontà e sacrificio. Non necessariamente nell'ordine del podio stesso. No. Diciamo che sono importanti tutti e 3. Però io sul primo gradino del podio metterei il rispetto. Per rispetto. Per tutto e per tutti. Perché io ho sempre pensato che non è perché uno vince una medaglia olimpica che deve considerarsi superiore a un altro. Non è perché uno ha tanto denaro si deve considerare superiore a un altro, non è perché uno è arrivato e deve considerarsi superiore a un altro, siamo tutti uguali. Poi c'è chi è stato più fortunato, c'è chi un po' meno, c'è chi ce la mette tutta e non riesce ad arrivare dove arriva un altro, e quindi è per questo motivo che io penso che in questo mondo se c'è il rispetto, alla fine poi si va avanti tutti bene. Qual è il futuro di Stefania Belmondo? Guarderai le Olimpiadi da questo divano? Io intanto lavoro al Comando Provinciale di Cuneo come Corpo Forestale dello Stato, perché sono entrata come nel centro sportivo, poi adesso faccio lavoro appunto in ufficio, faccio anche altre cose molto belle all'interno del Corpo Forestale. Ma il futuro mi piacerebbe ritornare a commentare le gare di sci, perché è quello che poi mi piace tantissimo. Mi piacerebbe allenare magari una squadretta di ragazzi. E poi insomma mi piacerebbe ricominciare a viaggiare. Va bene, grazie Stefania di averci ospitato e di averci dedicato il tuo tempo. Grazie.